preferito stare seduto e rimanere lì a guardare. In quelle volte in cui mi son sentito vuoto, e adesso credo di conoscermi di meno. Di meno. E smettila di prendere sempre quei negroni, lo sapevi, io pensavo lo facessero i coglioni. E smettila di farmi le tue solite domande, pensa e ci ripensa a quello che per me è importante. E smettila di prendere sempre quei negroni, mentre io mi ripetevo per favore state buoni. E smettila di fingere che per te non era niente, se mi voltavo e mi giravo e ti cercavo tra la gente. La gente. Ora corro verso te, sono da anni che ci penso, ma non trovo mai il coraggio. E ci ripenso, perché prima o poi lo faccio. E smettila di prendere sempre quei negroni, lo sapevi, io pensavo lo facessero i coglioni. E smettila di farmi le tue solite domande, io ci penso e ci ripenso a quello che per me è importante. E smettila di prendere sempre quei negroni, mentre io mi ripetevo per favore state buoni. E smettila di fingere che per te non era niente, se mi voltavo e mi giravo ti cercavo tra la gente. La gente. Cercavo, ma non ero io la gente. Poi un tonfo all'improvviso l'ho pensato finalmente di poter essere tra tutti quello più importante. Poi un tonfo all'improvviso l'ho pensato finalmente che nella mia mente non sono ancora niente. Ancora niente. Passano più in là dove si vive solo di uno sguardo e tanto.
per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andato, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. Io adesso farei qualsiasi cosa per averti fra le braccia, per rivederti. Volersela scambiare è l'attimo fatale in cui mi sono arreso. Perché tu vieni con questo cuore tra le mani e come sempre nei tuoi occhi la mia casa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo: amato, ho amato tutto. Salve a tutti, sono la Casta e so che stiamo vivendo un momento davvero difficile per tutti, ma non resta altro che dare il nostro contributo restando chiusi in casa. Mi raccomando, tutto questo passerà presto, lo speriamo e ci crediamo tutti. Con questo do un saluto a tutti i lettori di Battipaglia News e mi raccomando, restiamo tutti a casa.